mi trovo un po' di emozione in questo momento. Io rivesto all'interno di questo progetto un ruolo, una triplice funzione. Sono redattore principalmente, sono capo redattore grafico, realizzativo e tecnico, e su questo punto sento il dovere di soffermarmi, perché voglio ringraziare Ferdinando Maria Musto, mio marito, che ha contribuito con un aiuto valido, un supporto validissimo per la realizzazione della grafica del DNA. Prima di presentarvi poi attivamente con delle immagini in PDF nel nostro giornale, voglio fissare alcuni punti importanti di questo nostro progetto. Noi siamo partiti dall'idea che ci deve essere una ragione profonda che lega il lettore ad un giornale, e questa ragione si deve trovare, si trova nella, soprattutto nella qualità del giornale e nella credibilità dell'informazione, nella capacità del giornale di rappresentare la comunità a cui si rivolge, nella capacità di difenderla nei suoi bisogni, nelle sue paure, e soprattutto, e questo è un dato essenziale, nella necessità di riaffermare, di ravvivare comunque la cultura, le tradizioni e l'identità di una comunità. Noi vogliamo realizzare un giornale che sia aperto, aperto in cui tutte le idee si possano confrontare e rispettare, quindi deve essere soprattutto un luogo di incontro dove si giudicano i fatti, si analizzano gli accadimenti della città senza pregiudizi e soprattutto con assoluta indipendenza, perché appunto l'indipendenza è un bene assoluto. Ci muoviamo sul solco, seguiamo il solco che abbiamo intenzione di seguire, è praticamente attraversato ed è attraverso, si seguirà attraverso i temi che saranno esplorati obiettivamente e costantemente, per dare un contributo decisivo, perché ci rendiamo conto appunto che daremo un contributo decisivo alla creazione anche di un'opinione pubblica più consapevole e più avvertita. È una sfida che noi stiamo affrontando, è una sfida che ci fa piacere affrontare, anche al cambiamento. Come potete vedere, il giornale ha un formato completamente diverso da quelli che ci sono attualmente in edicola, è un formato 33x24, quindi darà più spazio alle idee, ai contributi ovviamente, e questo ci sembra importante. E soprattutto ha una grafica snella, sobria, ma sarà sempre accattivante, sarà una grafica sempre molto accattivante. Un'ultima cosa, in questa sfida che stiamo affrontando, ovviamente ci dobbiamo anche confrontare con la necessità di integrare, di un'integrazione con la rete, e questo avverrà da qui a pochi mesi, poi dall'uscita del nostro cartaceo, perché ci sarà un giornale web che sarà un elemento complementare al cartaceo, perché ci rendiamo conto che comunque ci deve essere la possibilità di aggiornare costantemente il cittadino. Passo tra poco a presentare positivamente, anche se le vostre mani comunque avete già sfogliate, però voglio puntualizzare soltanto insomma, alcuni elementi essenziali che poi troverete sistemati ogni settimana nelle stesse posizioni, nelle stesse pagine. Questo perché deve attirare l'attenzione, deve essere di facile consultazione se qualcuno vuole appunto interessare di più alla tattica o comunque al costume, eccetera. Prima di concludere voglio fare una piccola considerazione che poi ho estrapolato da una riflessione molto più profonda. Questa frase dice: chi scambia la critica per odio e il lavoro giornalistico per violenza o per rivoluzione è solo un irresponsabile antidemocratico.